blitz della polizia di Hong Kong nella sede del quotidiano pro-democrazia Apple Daily del tycoon Jimmy Lai. Perquisizioni e 5 arresti tra redattori e dirigenti effettuati per sospetta violazione della legge sulla sicurezza nazionale. Un'operazione che solleva nuove preoccupazioni sul futuro dei media a Hong Kong. La polizia ha fatto sapere che 4 uomini e una donna di età compresa tra i 47 e i 63 anni sono stati arrestati per collusione con un paese straniero o con elementi esterni per mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Congelati beni per un valore equivalente a 2,3 milioni di dollari statunitensi di 3 società collegate al tabloid. Le società sono Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited e Apple Daily Internet Limited. I beni ammontano a 18 milioni di dollari di Hong Kong in totale. È la prima volta che un ordine di sequestro colpisce direttamente una società di media in base alla nuova legge imposta da Pechino all'ex colonia britannica. Le immagini del blitz sono state diffuse dal quotidiano stesso. Tra gli arrestati c'è anche il direttore Ryan Lowe.